formazione ed istruzione, perché solo la conoscenza rende liberi. Servizi alla persona, perché vi è più gioia nel donare che nel ricevere. Ricerca e sviluppo, perché nella ricerca alberga lo sviluppo, il solo in grado di rendere abili di scegliere. Progettazione ed erogazione di servizi di promozione, marketing e comunicazione, perché nel comunicare spesso si nasconde la soluzione. Associazione Progetto Giovani, innovativi per tradizione. Quando viaggi, la cosa migliore è perdersi. Ma è quando ci si smarrisce che i progetti lasciano il posto alle sorprese. Ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. Tu goditi il viaggio, al resto pensiamo noi. Assicura Broker di Marco Cottone, le migliori assicurazioni al miglior prezzo. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque. Grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Cartolibreria Scholasticus, Alcamo, Viale Europa 280, 0924 51 4156. Promozione zaini Invicta e 7, tutto al 50%. Non lasciarteli sfuggire. Scholasticus Alcamo. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia.
Signori e signori, direttamente da P-Web Radio Alcamo, è qui con voi a presentare il Festival di Sanremo. No, ho sbagliato. È qui a presentare a porte aperte Valentina Renda. Buon pomeriggio, popolo di P-Web Radio e Social TV. Bentornati, questa è la seconda puntata di A Porte Aperte. Noi siamo rigorosamente in diretta sulla pagina Facebook di Happy Web Radio e Social TV, ma anche su Video Sicilia, canale 93 del digitale terrestre. E non sono da sola, per mia fortuna e per loro sfortuna, perché insieme a me Ciccio Labita. Buon pomeriggio a tutti i nostri followers e i nostri teleascoltatori. Buon pomeriggio qui a Porta Aperte, la seconda puntata. Che grande emozione oggi, Valentina, perché Sanremo è Sanremo, speciale Sanremo in questa settimana, è vero Valentina? Assolutamente sì, non potremo non parlare della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Quindi se siete anche voi odiatori seriali, sì, del festival, cambiate canale. Ma no, non è vero, perché grazie a noi voi inizierete ad amare il Festival di Sanremo. E caro Ciccio Labita, voglio mandare un bacione al nostro regista, al nostro direttore d'orchestra. Come no, almeno come per no, questa settimana, lasciatemelo dire, sì, Paolo, sì, Di Bella. Paolo Di Bella. Ma sì, ma solo per questa settimana, dalla prossima cambieranno anche il regista. Non è vero, non è vero. Ha detto così? Perché, no, non è vero. Come no? No. Tu devi rimanere sempre qua. E io sempre che... qua sono. Sì, sempre con noi, insieme a noi. Non ci abbandonare. Non te ne puoi andare, sai perché? Sì. Perché come mi sistemi i parametri, tu non me li sistema nessuno. Lasciamo stare. Nickname, ragazzi, di Valentina di questo speciale Sanremo sarà Pippa Bauda. Bene. L'ho scoperto io, l'ho inventato io. Dai Valentina. E allora, carissimi amici, carissimo pubblico, voi sapete bene che non solo potrete ascoltare e vedere A Porte Aperte tutti i mercoledì, ma anche il venerdì, no, in diretta. E A Porte Aperte si vede anche dove, caro Ciccio? Dove magice, si può ascoltare? Ma no. Anche a San Paolo. No, allora, noi abbiamo anche un sito internet che è www.apiwebradio.it. Basta cliccare play in alto a sinistra per ascoltare ovviamente tutti i programmi di Happy Web Radio. E poi abbiamo anche l'applicazione che potete scaricare gratuitamente sul vostro telefonino, di Happy Web Radio, però solo per i sistemi Android. Cosa vuol dire, Ciccio? Cosa che sono i sistemi Android? I sistemi Android sono quelle cose, quei sistemi che sistemano tutto. Quindi se voi non avete una sistemazione adatta per essere un Android, allora compratevi un Android. No, perché non così è siete vero, tutti sistemati. Ma no, ma non puoi fare pubblicità in questa maniera così spudorata. Lascia stare. È soltanto che ancora non abbiamo avuto le risorse economiche per implementare l'app per iOS. Ovvero per gli iPhone. Diciamo al nostro pubblico. Ma stai tranquillo, perché tutti quelli che hanno gli iPhone non stanno e non possono vedere A Porte Aperte, perché sono a lavorare per pagarsi le rate del telefonino. Possono farlo lo stesso e ugualmente, perché il sito internet è autoresponsive, quindi è proprio studiato per essere utilizzato da tutti i dispositivi. E poi voglio dire, anche su Facebook, mi raccomando, seguiteci, cliccate mi piace e condividete. C'è un numero di telefono se vogliono telefonare, dirti come stai, come stiamo, oppure farci delle domande, cara Valentina? Ed è 166. Pagherete soltanto lo scatto alla risposta di 24.000 euro. Mi occupano via. Allora, caro Ciccio, no, devi ripetere il numero, però. Allora, quello il serio? Quello serio. Allora, quello serio. Il numero del telefonino, magari ci volete mandare un messaggio su WhatsApp, perché magari siete un po' timidi, no? Mandate un messaggino su WhatsApp, come si usa fare adesso. 339 82 49 046. Se parlo troppo velocemente, non avete avuto il tempo di annotare questo numero di telefono. Se ci guardate su Video Sicilia, canale 93 del digitale terrestre, trovate dove questo numero di telefonino, ma insomma, Sì, qua, insomma, qua.
qui. Lì, proprio lì, proprio lì, proprio un po' più in basso, un po' più in basso, dall'altro lato, dall'altro lato. È lì, è proprio lì. Ragazzi, era una vita che sognavo di dire: chiamate il numero di telefono che trovate in sovraimpressione, tipo quelli che vendono materassi. Ma sì, ma materasso. Sì, solo per oggi 12 materassi, 19,90 euro in più. Vi al regaliamo chilo. Anche un set di pentole al chilo, al chilo. E allora, caro Paolo, caro pubblico, caro Ciccio, sì. Ovviamente a porta aperta è un programma, è un buon programma che si rispetti. Cos'ha? Secondo me cos'ha? Ha una buona sigla, ha un maripicciole. No. Per l'amor di Dio, che ben venga, attenzione. Ma certo, ma che certo. Ben venga, non è il nostro caso, ma comunque siamo lo stesso che un buon programma. Ma noi non siamo venali, siamo velenosi semmai. La faccia. E allora che fa? Quindi, la mandiamo sta sigla, Vale? Ma come volete. Ma sì, assolutamente sì. Lo diciamo tutti insieme al mio tre. Certo. Sì. Uno, due, tre. Sigla! Vi diremo chi c'è insieme a noi, però devo subito fare dei saluti. Sì. Devo salutare la mia fantastica sorella che mi ascolta e mi guarda da Milano. Mamma mia! Lei è una grandissima. Ciao Maria! Insegnante di sostegno. Ah, che sostiene! Quindi fa è forzunta! È forzunta! Bene. Ciao! Ciao, ciao Maria! Maria. Ti amo da morire! E saluto anche la mia amica Vanessa, anche a lei, per lavoro, per motivi di lavoro a Milano, quindi ci seguono anche dalla Lombardia. Mamma mia, ovunque. Sì. Ovunque, il potere di AP Web Radio è anche questo. E allora Valentina, cominciamo subito con la puntata. Di che cosa dobbiamo parlare? Cosa avevi voglia di parlare tu Ma ovviamente, raga, una volta all'anno arriva il Festival di Sanremo. Noi siamo una radio, siamo anche divulgatori di musica, di informazione. Assolutamente. E quindi perché non parlare e commentare? Sì, il perché 71esimo Festival di Sanremo. Allora, mi piace tantissimo Fiorello con le sue battute, che secondo me sono un pochino graffianti per quanto riguarda ogni volta che doveva arrivare quel mazzettino di fiori. Non lo toccare, e non lo toccare, qua non tocca nessuno. Ma non è vero, non è vero, diciamoci la verità. Di sicuro quel mazzettino sarà stato pure toccato da non so chi, però lui ci gioca molto su questo, ci ridiamo un pochino su, anche perché la situazione non è più delle belle, cioè nel senso non sta andando è molto abbastanza bene. È un'edizione abbastanza straordinaria, particolare. Sì. E poi vedere quell'Ariston così vuoto, fa un po' impressione. Allora, Fiorello è un grandissimo showman. Poi trovo che la copiata con Amadeus sia eccezionale, anche perché la sintonia tra i due è tangibile e si vede, si sente che si vogliono veramente tanto tanto bene. Sì, io direi proprio di sì. E poi un'altra cosa, adesso entriamo proprio a parlare di quelli che hanno fatto parte del Festival di Sanremo, nonché i cantanti. Sì, assolutamente. A me ha impressionato tantissimo. Chi ti è piaciuto di più, chi ti è piaciuto di meno? Okay, a me è piaciuto tantissimo. Veramente, come si chiama il ragazzo che mi hai detto tu? No, Dioniso. No, non te lo dico più. Allora, Gaudio è il signore. Gaudato sì, Madonna santa. No, Gaudiano. Sono stati
lasciamo stare sì, cosa. Esatto. Allora, Gaudiano, sì, tu stai parlando della prima parte, sì, della prima puntata dedicata, sì, sì, ai primi quattro giovani in gara nella, esatto, sezione nuove proposte. Oggi, esatto, si esibiranno gli altri quattro, però tu mi hai menzionato Gaudiano, molto per bravo. Me, sì, ha fatto una canzone veramente intanto bella, mi è piaciuta, molto ritmata. Io sono per il festival, sai, un pochino più ritmato, non tipo Laura Pausini quando ha cantato il Oh, stasera brano. Laura Pausini sarà ospite, non me la toccare perché io la adoro. Vabbè, eh? Ha vinto anche il premio. Ma perché comunque, io ho un'età, io sono vecchia ormai, ciccio. Gioia mia, che dici fai? Poi è entrata Risa, che sembrava, non lo so, pareva un confetto di laurea, tutta, tutta vero, rossa, se ci scrivono con un pezzino, laureata in cantologia. Ma la cosa che mi ha impressionato di più, sì, è stata, lo sentiamo a Risa con il suo brano, scritto da Gigi D'Alessio. E anche musicato da Gigi D'Alessio. È musicato da Gigi D'Alessio. Io mi tagliavo con mia moglie, ma che se vero. Allora, dicendo, siamo partiti un po' prevenuti forse quando abbiamo scoperto che il pezzo è stato musicato e scritto da Gigi D'Alessio. Però il pezzo è molto bello e soprattutto Risa lo ha interpretato in maniera egregia, sì, sì, per l'amor di Dio, molto passionale, sì, molto intensa. Passionale, ci crio, e l'ha vissuta tutta di rossa, aveva 3,40 m di unghie, e poi nei capelli aveva un tubo nocente. Gli sarà rimasto attaccato un tubo dal nocente phon, nel... gli ha lasciato sto esatto, beccuccioli, esatto, del phon. Però bellissima canzone, le unghie un po' meno, perché poi è normale che giudichiamo, andiamo un po' a parlare dei look. E di Zlatan invece cosa mi dici? Guarda, simpatico come quando è in campo, non proprio. È proprio veramente. Un saluto a tutti gli amici milanisti che stanno guardando a porte aperte. Cioè, nel senso, troppo serio, un pilastro, serio, troppo. Serio. Ma sicuramente ci giocava parecchio. Però per me è una presenza inutile. E invece tu dire, cosa puoi dire di questo? Allora, ti dico subito che, per quanto, non so, dimmi, i cantanti, gli ospiti, cosa vuoi sapere? Io no, ti dico dai, tutto. Andiamo per ora sui cantanti. Andiamo per ora sui cantanti. Allora, che per quanto riguarda i cantanti, mi sono piaciuti molto i Di Martino e Colapesce, che sì, sono siciliani doc. Li ho visti un po' come i Cocchi e Renato siciliani. Hanno portato una canzone deliziosa con un sound molto anni 80. Mi sembrava di sentire una canzone di Alan Sorrenti. Del loro... Dammi il tuo amore. Ah sì, vero, vero, vero. Non chiedere. Però loro... molto bella, e mi è piaciuta anche molto Madame, che io non conoscevo. Una 19enne che a quanto pare è molto conosciuta, non da me, però l'ho apprezzata molto. E poi Annalisa, ma quanto è gnocca Annalisa, Scarrone. Ma poi c'ha una benito, voce meravigliosa, sì, 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 intonatissima, bella. Comunque, parlando dell'accoppiata di Colapesce, no? C'è stato chi è che ha commentato sul loro look, sembravano, sì, Pino e Amedeo. È vero, questo, sì. Pio. Pio e Amedeo, scusami. Pio e Amedeo, sì, Pio e Amedeo, scusatemi. È vero, hai ragione. Poi mi è piaciuto Fasma, Noemi, ma quanto è bella Noemi, sì, è dimagrita, sì, tantissimo, sì. È una voce straordinaria, una bella canzone, però sempre la solita. Però Valentina, adesso abbiamo un ospite qui con noi, sì, che ci tiene. Sì, continueremo tutto... a parlare, sì, di Sanremo, come dopo, no, sì, eh. Scusate, prima dell'ospite, volevo salutare Pietro Regina, che ci augura forza Picciotti da lontano. Ciao Pietro! Salutiamo anche tutti i social. Vanessa Fundarò, Betty Maimone, Alessandro Coraci, Carmelo Lupo, e Gaspare Sebi e tutti gli altri. Grazie per essere in ascolto. Cara Valentina, devi sapere però, sì, che questa nostra puntata non saremo solamente io, tu e Paolo. Io, tu e le rose. Rimanendo in tema sanremese. Lo broccolo a Paolo ci vogliamo dare. Chi c'è? C'è qualcuno per me? Sì, c'è qualcuno per noi, veramente. Signore e signori, e sarà sempre qui in trasmissione con noi il professor Cimabue. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. La bambini, forza, entrate, dai. Ah, ma hai portato i bambini. Bambini, entrate pure, entrate pure. Certo, bene, certo, bene, certo. Io e i bambini. Bambini, bambini, piano, piano, piano. Piano, bambini. Allora, un attimo solo, che devo stemperare. No, che sta facendo, un attimo, professore? Solo, un attimo, sta, solo, bambini. Ma no, bambini, no, ma li fa bambini. Professore. Perfetto, ora sono calmato. E professore, allora, bambini, allora, buonasera.
Io la bambini vi ricordo. Non sarà una buonasera per i genitori dei bambini. No, vabbè, ma i bambini sono bravi, anche i genitori non fanno, non dicono nulla. Professore, però usiamo le buone maniere comunque, certo. Dai. Io la bambini vi ricordo che voi in mano avete delle bombe a mano. Mi raccomando, pulitele, pulitele piano. Ma pulite le bombe o le mani? No, le bombe dovete togliere la polvere da sparo, così anche io posso venderle al mercato nero. Non ci siamo. Allora, professore, lei mi deve fare una cortesia. Le bombe a mano no in trasmissione, anche perché sono pericolose. Qua vabbè, c'è... ma sono, sono i bambini, sono pratici. Io gli ho insegnato questo. In questo momento i bambini sono della scuola. Ma non lo mettere in bocca! Che fa? Sono i bambini, sono della scuola elementare. Bao Bao Micio Micio di Calicattì. Ottimo. Saluto i professori di Bao Bao Micio Micio. E anche tutto il pubblico che ci ascolta da fuori, dalla provincia di Trapani, in questo la provincia di Agrigento. Sì, io faccio il giro di tutta la Sicilia. Allora, professore, di che cosa parliamo oggi? E oggi parleremo della Terra. Della Terra? Sì. Quindi della crita? Sì, della Terra, del pianeta Terra. Ah, del pianeta Terra. Allora? Ho capito. Ma che c'entrano le bombe a mano col pianeta Terra? Perché questa è una cosa che io ho trovato in una soffitta di mio nonno, queste bombe a mano, giustamente non potevo farne nulla, posso vendere a qualcuno... questa polvere da sparo e ci guadagno qualche cosa. Ho capito. Bene, parliamo della Terra allora, caso della professione. La costruzione della Terra è datata circa 4,54 miliardi di anni fa. Infatti, già esisteva il capomastro, l'ingegnere e il picciottetto. No, guarda, professore, io non so che cosa ha studiato lei, però... A quei tempi c'era anche il capomastro, soprattutto il capomastro. Come si chiamava? Turiddu, no? Sì, sempre. Era normale, è normale. Capomastro, capo Turiddu. Era normale. Essa possiede un satellite naturale che si chiama la Luna. Si chiama Luna. Sì, lo sappiamo, professore. E non fa prendere mai Sky a casa mia. Ma per quale motivo? Perché il satellite non gira mai bene e non piglia mai Sky. Come va a fare ora? Secondo me a casa sua non gira. Satellite non gira il segnale, però gira qualcos'altro. Questo è pure io non vorrei che secondo me dovrà finire come un mio amico che non prendeva a casa Canale 5. Ma lo sa il perché, professore? Perché? Perché siccome era un cornuto, no! Ci arrivavano fino allo satellite e non ci pigliava Canale 5. Di sicuro potrà essere un papabile ospite della D'Urso. Io queste cose ancora Valentino. A professor Cimabue non sono mai successe. Okay. Però professore può sintonizzare il televisore sul canale 93, il digitale terrestre. Certamente, questo è un canale molto importante. Comunque, l'asse di rotazione terrestre si inclina rispetto alla perpendicolare e certe volte gira così velocemente che in certe notti arriva un freschetto tipo siringata nella schiena che ti fotte anche le cervicali. Ma non è vero, professore! Ma non è vero, no? In certe notti ci arriva sempre questo freschetto. Ho capito. È come quello che ha montato le pale eoliche in campagna per fare un pochino di frisco, no? Si monta le pale eoliche che credeva di essere dei ventilatori fortissimi e si monta le pale eoliche. E quindi poi è volato? No, si mise a rinanni qua 7, quindi è restato un pochino a terra. È un pianeta in cui vivono tutte le specie viventi conosciute. Sì, certo. Ma mi chiedo, prego, i due leocorni, dove minghi sono finiti? No! Ma nella canzone solo non si vede. Ma ancora io sono un professore di tutto. Io capisco che lei è un professore di tutto, però ho silenziato tutti gli animali del mondo. Ma i due leocorni non li ho mai trovati. Ma secondo me lei ce le ha a casa sua e non le ha mai... Quindi per questo non prende Sky? Esatto, in soffitta dove teneva le bombe a mano suo nonno. Secondo me devono essere anche là gli unicorni. In realtà gli unicorni sono qui negli studi di AP Web Radio. C'è la ricreazione, che succede? Bambini, calmi! Professore, per favore, può fare calmare bambini, per cortesia, bambini. Professore, può fare calmare piano. Ok, un attimo. Non così, professore. Ebba! Cioè sono secondo discoli. Me lo sai cosa succede? Sai cosa succede con la pistola? Che c'è anche poco collegamento. Arriva dopo. C'è anche quello con il wifi, secondo me. Ho capito. Comunque, faccio una prova, per favore. Faccio una prova. Un attimo solo. Faccio una prova, non con un bambino. Vieni qua. Sparare.
così. Cioè, ma anche non voi che ridete di queste però... cose. Comunque. Ce lo fomentate. Comunque. Sì. È un'atmosfera. Sì. Composta a prevalenza smog, azoto e ossigeno. Certo. Ecco. Come no? Figurati. Ecco, a lei che cos'è che... Che cos'è? Ecco. La superficie esterna. Scusa, ma sta musica hot sotto e poi mi vedo in video il professore Shimabue, ma voglio dire. Cioè, la non super... ci sta. Prego, professore, non lo fai arrabbiare, se no spara pure a te. Cortesia, però. La superficie esterna è suddivisa in diversi segmenti. Sì. Oddio. Scusate, è scoppiato un bambino. Ve l'ho detto 100 volte, il bambino questo qua con le dita grasse non lo doveva toccare. Ma no! Ecco, che è saltato un bambino. Ma no, non è vero, scusate. Io lo sapevo. Non lo si tratta di razzismo, per favore. Lo sapevo. È solamente un bambino che non entrava nella fase di pulizia. I diti ce l'aveva troppo grandi. Le dita, professore, deve parlare in italiano, ma corretto. I bambini, i diti sono perfetti. Di cane cattivi, no, dico i cattivi, sono della babbo micio micio, si dice i diti. Comunque, vabbè, la superficie esterna... Il bello è che lo pagano pure! No, certo! Esatto! È suddivisa! Certo, vale. Scusate, bambini, per cortesia, allora... La superficie esterna è suddivisa in diversi segmenti rigidi, dette anche placche tettone. Tettoniche! Io vedo delle belle tettone qua, quindi non è che posso vedere... Allora, di sicuro non sta guardando le mie, professore! Oh! A un piano, sono quelle di Piazza, sono quelle di Paolo? Ai, 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 comunque sono le teste dei bambini, sì. Le tettone, quelle che vede lei, non sono capito? Sono le teste. Mi sono confuso, perché sono un po' pelose quelle, farò un po' impressione. Lei, professore, una domanda, lei è sposato? Sì. Ma ci vuole coraggio, signora. Come si chiama sempre. Sua moglie? Come si chiama? Professoressa. Perché io sono professore Cimabue, giustamente giusto. Lei è la professoressa. Giusto. La professoressa. Comunque, sì. La parte interna della Terra è attiva dal punto di vista ginecologico. Ma come? Scusa. Eh? Ah, perché ho capito dove vuole arrivare. Aspetta. Ginecologico. È composta da uno spesso strato relativo solido o plastico. Certo. Denominato mantello. Mantello, sì. Forse perché c'è troppo freddo, non lo so, siamo a porta aperta. No, pensavo che c'era il nucleo dentro la terra, quindi per questo era ginecologico, no? Poi c'è il nucleo, ma lo spermatozoo. Questo sì, però questa discussione la faremo nell'educazione sessuale. Ok. Comunque la Terra fa il nucleo è diviso a sua volta da due nuclei, quello interno e quello esterno. Ok. Quello interno, come si chiama? Trovi il nucleo interno, si chiama così. Nucleo interno. Vabbè, composto è composto da, soprattutto da ferro, nickel, rame, farina. Come farina? Uova. Ma che pane degli angeli. Ma non è vero, sei la limitazione naturale. Ha dimenticato il lievito, Zucchero. Scorzetta di limone e 180 gradi per 20 minuti. E zucchero a velo quanto basta. Sì, esatto. E poi si inforna a 3000 gradi. 3000. Ok. Per quanti minuti? Per 10 minuti. 3000 gradi, 10 minuti, credo che sia una cottura veramente ottimale. Comunque, ottimo, professore. Comunque, questa la composizione della parte interna della Terra. Sembra di parlare con Benedetta Parodi, comunque. Vabbè, è come dire una teoria indiretta che non si sa se è vera o no. Vabbè, questo lo dice lei è professore di tutto, noi crediamo a quello che dice quindi lei. Quindi per oggi abbiamo finito la nostra lezione. Va bene. E... Professore, guardi, lei deve stare insieme a noi però tutta la trasmissione, se ha qualcosa da dire, la deve dire. Signore e signori, un applauso al professore Shimabue. Mi raccomando, bambini, continuate a pulire queste cose. Okay, mi raccomando. Grazie professore. Valentina, ma come si fa però? Cioè io non sono non lo so. Facciamo bene a mandarlo in onda al professore Shimabue oppure succederà qualche cosa che poi guarda, al peggio non c'è mai fine. Facciamo che lo ospitiamo ancora per qualche altra puntata. Vediamo come va, dice. Sì, ma vediamo come va. Vediamo se sopravvive lui, se sopravvivono soprattutto gli alunni. I bambini. Va bene. E allora, caro Ciccio, caro pubblico, caro Paolo,
Io vi voglio ricordare che tra pochissimo avremo in diretta su web radio e social TV, ovviamente qui a Porte Aperte, il grandissimo violinista Danilo Artale. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Facciamo, e in più, dimmi. Vogliamo dire al nostro pubblico che raddoppia a Porte Aperte. Come non no? andremo Come più no? in onda soltanto una volta a settimana, ma due volte a settimana. Ebbene sì! Ma ce ne vuole coraggio! Sì, eh? Sì, sì. Siamo stati contentissimi di questa notizia, cara Valentina, quando ci arriva. Ci arrivò da Paolo Di Bella la notizia di fare due appuntamenti, e noi abbiamo accolto veramente, io e tu, questo bello. Bel progetto, veramente a braccia aperte. Scusate, sono collegati con noi Vanessa Funderò, Carmelo Lipari, Luigi Mantovani, Maria Arrenda, Maria Cristina Abitabile, Nanà Messana e tutto il resto. Io mando un bacione a Carmelo Lipari, là da Catania, Carmelo Beggio e Giovanna. E allora, prima di presentare a Danilo, ho una sorpresa, cara Valentina. Per chi? Mandi- sempre per Danilo e per noi, eh? Anche per noi? Sì, certo, anche per te, perché io mi ero messo d'accordo con Paolo. Mandiamo una clip prima di presentare Danilo Artale. Mamma mia, Danilo, sei qui con noi per caso? Danilo, ciao! Mamma mia, ma benvenuto! Ciao a tutti, ciao, benvenuto, grazie dell'invito. Danilo Artale in diretta per noi! Danilo Artale, mamma mia, sono veramente onorato di averti qui in trasmissione, anche perché noi ci conosciamo da parecchio tempo, caro Danilo. E allora, in quel di Brescia intanto, che si dice? Nel quartiere di Brescia? Come no, figurati, hai abbandonato Alcamo per andare a Brescia e a Brescia hai avuto tantissima stima, caro Danilo, quella che non hai avuto ad Alcamo, porca miseria, che poi parlerò, farò un rimprovero anche ad Alcamo io, farò un rimprovero. No, ma non devi riprovare nessuno, che secondo me le cose come devono andare vanno. Comunque sì, saggio, Danilo. Mi sento fortunato perché... non è detto che riesci anche certo. con le tue caratteristiche, con le tue qualità, riesci a far emergere qualcosa. Però qua è successo, qua vuol dire che c'è terreno fertile e mi sono arrivati un bel po' di evoluzioni. Bene, allora entriamo nel vivo dell'intervista. Allora Danilo, io mi sono scritto qualche cosa, qualche appunto. E allora Daniluccio. Perché da piccolo, no? Inizia spontaneamente, scrivono lo studio del violino a soli 4 anni e mezzo. Ma Danilo, ma dimmi una cosa, ma tu come caspita facevi a leggere il pentagramma? Che già tu subito, bambino prodigio, ma cosa succedeva? Queste tue lezioni, come erano formate? Allora, ti faccio una sintesi, okay, perché il discorso si può fare, si può parlare veramente tanto. Praticamente io ho imparato a leggere e scrivere la musica prima ancora di imparare a leggere e scrivere l'italiano. Io sono andato alle elementari che già sapevo parlare di note. Questo è stato anche grazie al mio primo maestro, che è stato bravo e pazientoso a spiegarmi le note con tutti i metodi possibili adatti a un bambino di 4 anni. E per me era un gioco, io non vedevo lo strumento come un lavoro né come uno studio, io volevo giocare, e quindi automaticamente l'apprendimento doveva essere sotto forma di gioco. Per questo sono subentrati i disegni, pupazzetti con il nome Do, Re, Mi, eccetera eccetera. Che bello, ma giusto per far rendere insomma la lezione un divertente. Certo, quindi vuol dire questa che... è stata sì. Sì, sì, dimmi. Questa è stata la mia salvezza, perché anche il mio primo insegnante disse a mia madre: noi ci proviamo perché l'età è un po' prematura,
Certo. Quindi proviamo a fare nel nostro metodo, del meglio, però se il bambino vuole, insiste, che vuole suonare su violino, allora diamoci da fare, vediamo dove possiamo arrivare. Certo. E da lì ho iniziato e non ho più finito. Quindi vuol dire che non c'è stato neanche un attimo d'odio per quello strumento da parte tua, anche se eri adolescente, per esempio? Allora, la parola odio è un po' forte, sì. Però ci sono stati ovviamente quei periodi difficili dove ho avvertito tanta pesantezza certo. per le troppe ore che dovevo passare sullo strumento, quando desideravo invece andare a giocare a calcio come facevano tutti i miei amici. Certo, perché si parla degli anni 90, bene o male. Tu sei nato nell'86, sputtaniamo gli anni di Danilo intanto. si trattava degli anni 90, quindi stiamo parlando... In questo caso qualunque bambino, qualunque adolescente ha voglia di giocare. Certo. Nel 90, nel 2000, nell'80, e quindi la fase più difficile è stato il passaggio, insomma, dell'adolescenza. Ma poi Danilo, perdonami, perché proprio il violino e non un altro strumento come il pianoforte, la chitarra, il basso? E allora, io ho visto per la prima volta suonare il violino in chiesa per un matrimonio di mio cugino. Avevo 3 anni e mezzo, quasi 4 anni. Io da quel momento, uscito dalla chiesa, ho continuamente insistito nel dire a mia madre, ai miei genitori, voglio suonare il violino, voglio quello, voglio quello, voglio quello. È stato il violino genitori... che ha scelto te più che tu a scegliere il violino. Può essere anche. E infatti Danilo finisce gli studi al Conservatorio Scontrino di Trapani sotto la guida del solista e concertista serbo Ilija Marinković. Ma che cosa ti ha dato questo professore, Danilo? Ilija Marinković è stato per me il maestro dei maestri, il maestro di vita. Guarda, io ho avuto la fortuna, grazie a te, di conoscerlo e lo saluto. Io non so se ci sta ascoltando o meno, però io lo saluto ed è una persona veramente ottima. Prego, Danilo. E questo ragazzo è stato fondamentale per me. Io mi sento fortunato per aver incontrato Ilija Marinković. Secondo me in qualsiasi percorso ognuno di noi che intraprendiamo abbiamo bisogno di una guida, di un maestro efficace, certo. Bravo. Perché quando un maestro può darti tanto, tu puoi apprendere tanto. Quando una persona ti può dare poco, tu apprendi poco. Quindi con tutte le qualità che puoi avere, con tutte le... il talento innato che puoi avere, però il maestro ti dà... Certo. Ti dà quella forza in più e io in lui ho trovato quell'attrazione che non avevo mai avuto rispetto... Una marcia in più per il tuo amore verso la musica del violino. Allora, io sono stato un ragazzo che sempre con la fame di crescere, la fame di migliorare, sempre quella voglia di... quando vedevo il meglio andavo dal meglio. Ah, certo. Quindi io ho cambiato tanti maestri nel mio percorso scolastico, perché quando in conservatorio arrivava un maestro più bravo, io l'indomani andavo in segreteria, facevo la domanda per cambiare insegnante. Questo qua è stata anche una mia, diciamo così, voglia di mettermi sempre alla prova e di provare a crescere. E poi quando è arrivato Ilija Marinković è stato un amore a prima vista, però anche lì non è detto che un bravo violinista sia anche un bravo insegnante. Certo. E in lui ho visto un insegnante stratosferico. Ma perché? Perché adottava un metodo che non avevo mai visto prima. Faccio una piccola parentesi. Perché lui è un talento, un giovanissimo falsonista in tutto il mondo. E alcune cose proprio ce l'ha innate, alcuni movimenti, alcune tecniche ce l'ha innate. Va bene che si è fatto anche lui un percorso straordinario anche in casa a studiare, però lui
per natura ha una predisposizione. E allora, per trapassarmi questi movimenti a lezione, queste tecniche, anche lui cercava il modo per spiegarmelo, certo, perché non è facile, perché si lavora col fisico, quindi un movimento non è che puoi leggere un libro e lo acquisisci. Allora mi diceva, in una lezione mi disse così: Danilo, proviamo a fare così, io suono, faccio il balzato. Ecco, okay, stavamo facendo il balzato. Esittava, e tu esattava, provi, no, okay. Il balzato è un colpo d'arco. Ok. E tu, mentre io suono, provi a toccarmi la spalla con le mani per vedere se sono morbido, se sono rigido, che movimenti faccio. Cioè, cerca di assorbire il più possibile da cosa succede al mio corpo e poi prova ad imitarmi. Cioè, questo qua è una tecnica di apprendimento, di forza, dove pure non c'è scritto in nessun libro questa metodologia. Cioè, eravamo tutte e due a cercare una maniera per trasferire la tecnica e il modo corretto di suonare il violino. E io credo che l'hai trovato veramente a punto questa tecnica con lui. Sì, dai, lui è stato veramente. Che poi Danilo ha avuto molte collaborazioni. Ricordiamo che ha avuto la collaborazione con Ennio Morricone. Ce lo descrivi in pochissime parole com'è lavorare con Ennio Morricone? Lavorare con Ennio Morricone è stata anche quella una straordinaria esperienza, certo, che non posso più dimenticare completamente, perché lo guardavo con occhi non so, stupefatti, ma uno dalla sua grande umiltà, certo, umiltà, sereno, pacifico, gentile, un nonnino era molto, certo. D'altra parte al lavoro, in orchestra, era di una pignoleria. Vabbè, tu sei pure così, lo diciamo. Ma vive i pignoli sul lavoro soprattutto, Collaborazione. Collaborazione anche, sì, dimmi. Ah sì, non faceva passare neanche una virgola, manco una nota. Neanche una virgola, proprio veramente. Collaborazione con Nicola Piovani, anche quella di Francesco Piersanti, che con l'Orchestra Nazionale dei Conservatori d'Italia avete registrato le colonne sonore del telefilm Montalbano. Ma adesso però, caro Danilo, vogliamo parlare anche del Danilo Artale, cantautore. E noi passiamo adesso un brano dal titolo Sicilia. Allora, abbiamo un piccolo problema tecnico, però io, caro Danilo, ho avuto la fortuna e l'onore di averti avuto in radio tantissimi anni fa, proprio quando è uscito quest'album, e mi ero follemente innamorata di questa canzone meravigliosa che porta il titolo di Sicilia, perché parlava chiaramente di te, del tuo rapporto con la Sicilia, soprattutto quando eri lontano. Esattamente. Quindi è un messaggio d'amore per la tua terra e soprattutto per chi come te vive lontano dalla nostra isola. Esatto. Senti, mi dici qual è stato il posto più bello che hai visto grazie alla tua arte e la cosa che più ti manca della Sicilia? I cannoli. No, la prima cosa che mi manca, direi il mare. Io vivendo a Brescia, insomma, non lo posso, non ho possibilità. Non è famosa di vederlo, per il mare, Brescia. Sì, e quindi io ricordo che. Allora, Danilo, perdonami se ti interrompo, però è per una via. Buona causa. Guardate. Ascoltiamo, okay. Sicilia, Danilo Artale. Esatto, riprendiamo dopo. Sì, grazie. Suscita
sulla baraglia e la luna riposa. Pace e silenzio, pace e silenzio, fanno l'amore. Sentilo addo che canta buongiorno, risponde in un coro, tutti la cedi. Ora lo sole piglia coraggio per presentare la sua amata Sicilia. Fantasia, Sicilia, che bussere in aranni montagna, che sputa fuoco per dire a tutti quel che comanda. Io calo vento, io ca contento. Virili giurie, siete da mezzo, ne va su uno, ora su cento, ora si vota e va a trovare lo cielo pitturì, cammisca colora, per dare fiducia, qua isa la testa, pigliano spunto di una farfalla. Passa e ricama e cadu ma Sicilia, terra di mare e poesia, terra che dona magia e ciauro di fantasia. Sicilia cammuccia la storia più antica, campa d'arte, passione e preghiera, da livi e vigna. Ma ora che sogno lontano, lume coria di sia, tu soli e tu mari che fanno cornice a da mano un tofano. Saluta, chi accenno a Sicilia. Chi ha vissuto lontano dalla Sicilia può veramente capire l'intensità e la poesia di questa terra tanto amara, tanto cara, a volte tanto odiata. Danilo, io ti ringrazio e voglio dedicare il tuo pezzo a tutte le persone che ci stanno ascoltando e seguendo, che sono siciliani, però non sono in Sicilia. Cioè... Danilo, tu hai fatto commuovere a Valentina. Cioè, più bella dimostrazione di questa, quando si ascolta uno dei tuoi brani, perché hai fatto veramente un CD con tanto di cappello, veramente. Ogni tuo brano per me e sicuramente per chi lo andrà a ascoltare è una emozione. Con grazie. La E maiuscola. E basta. Ti ringrazio, Francesco, ti ringrazio. È un'emozione, ragazzi. Felice. È un'emozione. Poi con l'ultima collaborazione che ha avuto nel musicare Sicilia è stata veramente grandiosa. Ma bravi ragazzi, bravi tu. Cioè, ma bravi ti tutti. Ti ringrazio, Francesco. Bravi veramente tutti. Sì, Danilo. È stato un lavoro un po' lunghetto, ci ho messo un anno per concretizzare questo progetto, un porca disco, però ho voluto fare le cose bene, perché le sentivo proprio così nella mia testa, ho detto peccato che le sento solo io nella mia testa, dobbiamo condividere,
Quindi questo Danilo, possiamo dire al nostro pubblico dove possono ascoltare il tuo pezzo, esatto, Sicilia nel web? Su tutte le piattaforme musicali, a partire da Spotify, YouTube, iTunes, okay, tutto qua. Io invece volevo non solo, scusate, approfitto dell'occasione, Danilo, se mi dai l'autorizzazione, io posso anche mettere il link sul nostro sito www.appiwebradio.it e potete ascoltare il brano lì, oppure comprarlo, acquistarlo, insomma, e quant'altro. Ci mancherebbe, volentieri. Ottimo. Io invece volevo precisare una cosa. Anche c'è una bue che ti vuole fare una domanda, eh? Signor Danilo, mi dica, una cosa importante. Mi dica. Ricordo per esempio che avevi detto quando il tuo innamoramento per il violino durante il matrimonio, hai sentito il violino che suonava e hai detto: papà, voglio imparare a utilizzare il violino. Nei matrimoni, quando ero piccolo io, ci dicevo: papà, emo il ristorante come chiedere a mangiare. Ma ognuno le proprie priorità nella vita. Non eri l'unico. Bravo. E allora io però devo fare un rimprovero. Danilo, tu me lo devi fare sto rimprovero. Oh, io però penso che quello che succede nella città di Alcamo, no? Io per esempio ti sento perso a te qui ad Alcamo, perché io voglio che tu vieni qua. Io mi rivolgo a tutte le istituzioni, dico: fate andare ragazzi via dal paese di dalla città di Alcamo, che sono bravi nella pittura, bravi nella musica, bravi nel cantare. Appena vanno questi ragazzi fuori, trovano loro, il vero oro, quello che vale, il prezioso, sono loro. Ma guarda, dovete fare scappare. Ma perché portare qui in Sicilia? Poi fanno ok per tutte le sagre, uvino, le cose, cassatelli, chi come quando, la qualsiasi. Guarda, ad Alcamo io... e poi non pubblicizzano i loro veramente abitanti della città. Io sono veramente stufo di questo, stufo. E quindi la nostra ricerca di programma va pure su questo. Spazio alla gente come Danilo. Oh. Io voglio dire che anche senza andare lontano, ci sono tantissimi bravi musicisti, artisti nel territorio alcamese e dintorni, quindi si può iniziare benissimo con la gente del luogo e poi magari si va altrove. Oh, caspita, la bellezza della propria città si trova pure in questi artisti. Allora Danilo, grazie mille. E dove possiamo trovare il tuo album? L'abbiamo detto. Qualche concerto in Sicilia c'è prossimamente? Ma quale concerto? Ma se c'è sto COVID, no, aspetta, no, ma noi intanto dobbiamo sperare il meglio. Perché ragione, io so che lui che collabora tutti i teatri. Collabora anche con Inè in Giulla, che poi avremo anche in trasmissione, ma questo in trasmissione veramente sempre in collegamento, che ha fatto un concerto qui a Castellammare del Golfo quest'anno all'Arena delle Rose, che è stato meravigliosamente bello. È vero. Come no? Sì, io lo spero, mi auguro che ci possano essere altri concerti e volentieri, figurati se manca per me. Ottimo. Allora Danilo, ti auguriamo il meglio di questo grazie, mondo. Grazie Francesco, grazie mille, grazie per essere voi. Stato qui con noi, grazie mille per aver accettato AP Web Radio. E Danilo, grazie a voi per un abbraccio l'invito. Immenso. Danilo, sei l'unico grazie. Uomo che mi ha fatto piangere, che si sappia. Ciao Dani, è stata la musica. Ciao ragazzi, buona fortuna, ritorna, ti aspettiamo. Grazie, ciao Danilo, volentieri, ciao a tutti. Ciao Dani, ciao. Che bello Valentina, bravo Danilo Artale, grandissimo talento, e noi auguriamo tutta la fortuna che si merita, perché se il talento è fondamentale, la fortuna non è da meno. E allora caro pubblico, io vi ricordo che a porte aperte su AP Web Radio e Social TV e su Video Sicilia canale 93 del digitale terrestre andrà in onda anche venerdì esatto, dopodomani, esatto, in diretta alle 18. Sì, professor Cimabue, lei sarà con noi allora venerdì? Sarò con voi con una rubrica. Ah, ok, vuole darci qualche indirizzo sulla rubrica oppure lo diciamo venerdì stesso? No, diamo una bella parliamo della rubrica, perché così se la gente vuole mandare i messaggi. Sì, lo può pure fare. Parleremo dei nomi e cognomi particolari. Quelli più strani che ci possono essere in Italia e nel mondo.
mentre con te, Valentina, dobbiamo dire, l'ospite di venerdì. Assolutamente sì, caro un grandissimo pubblico, ospite, a porte aperte, venerdì ospiteremo Greta Zuccoli, partecipante al 71esimo Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Questa sera si esibirà sul palco dell'Ariston e venerdì pomeriggio sarà ospite qui a porte aperte. Come andrà? Noi le facciamo un grandissimo in bocca al lupo sin da adesso, ma comunque vada, venerdì lei sarà con noi qui a porte aperte. Allora, dalla regia mi dicono che abbiamo proprio 3 minuti di tempo per dare il Positive Flash speciale Sanremo? Botta le sale, Francesco, va bene, va bene. Ma come fa, fa a dire di no a Ciccio Labita? Ma dai. Signore e signori, Positive TG Flash speciale Sanremo. A Sanremo un medico consiglia ad un cliente pieno di figli di mettere il preservativo sull'organo prima di ogni rapporto. Quando la moglie dell'uomo partorisce il 14esimo bambino, il dottore gli chiede: hai fatto quello che ti ho detto io? Beh, veramente, siccome io l'organo non ce l'ho, l'ho messo sul pianoforte. E sul violino! Rimaniamo in tema! Parlando adesso di Sanremo, e questa è la verità, Chanel, Tom Ford, Versace, Etro e ancora Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dio, Valentino, anzi Valentino, Dolce e Gabbana, sono tante le griffe che sfileranno al Festival della Canzone Italiana. Un unico scopo quest'anno dobbiamo vestirli a tono. Te l'hai capita questa? No, in realtà no. Ok, vabbè. Quest'anno... Ma io, Paolo, in realtà non ti stiamo ascoltando. Quest'anno l'orchestra di Sanremo prenderà un posto un percussionista dilettante provvisto di timpani che cerca un padiglione per esercitarsi a suonare a orecchio. Questa l'ho capita, Sai, finalmente mio cugino ha trovato lavoro, è riuscito ad entrare nell'orchestra della Rai. Ma è diventato musicista? No, è diventato socialista. È stato cacciato il pianista dell'orchestra di Sanremo perché era razzista, suonava solo i tasti bianchi. Ad un giovane sanremese gli dicevano: se suoni la chitarra, perché se suoni le chitarre cucchi le ragazze. Allora lui andava alle feste, suonava la chitarra, ma non si cuccava nessuno delle ragazze. Una volta che è riuscito a cuccarsi una ragazza, gli hanno fottuto la chitarra. E per oggi è tutto dal Positive TG Flash speciale Sanremo, a voi la linea. E allora grazie, caro pubblico, siamo arrivati ai saluti finali. Paolo Di Bella, il nostro regista, me lo conferma? Sì, prova, sì, ero un attimo in bagno che stavo facendo. Ancora, aspetta, mi devo alzare la ciarniera. Okay, sì. A posto! Ok, sì. Ringraziamo Video Sicilia e ricordiamo al nostro pubblico che andremo anche in replica su Video Sicilia quando, rimanete sintonizzati sulla nostra pagina Facebook per sapere con esattezza quando andrà appunto in onda la replica. Professor Cimabue, che nostalgia lasciarla però, dai, anche a lei. Siamo arrivati. Chi sei? Telefonata? Scusa, ma di chi è questa telefonata? Scusate. Pronto? Sì. Sì, sono io. Ok, ho capito. Va bene, ok, grazie. Ragazzi, vi devo salutare. Mi è arrivata una chiamata dal Giappone. Sì. Il bambino è arrivato. Quindi devo organizzare una spedizione per andare a prendere questa piccola creatura. Una spedizione punitiva. Purtroppo fino al Giappone, made in Cina. I bambini made in Cina. Anche peccato che Wish non me lo mandano. Vabbè, quello dovevi aspettarti dopo 3 mesi comunque. A noi serve venerdì prossimo comunque. Valentina, saluti finali, grazie al professore Cimabue, a venerdì. Grazie al nostro regista fondamentale, la vera perla aperte, Paolo Di Bella. Ciao Paolo, grazie sempre. Mille alla nostra Valentina Renda. Mamma mia che bella ogni giorno di più. Grazie mille al nostro e al vostro Ciccio Labita. Bene, non vediamo l'ora di venerdì essere insieme alla vostra compagnia. Che dire, a porte aperte, a P-Web Radio, Video Sicilia, a porte aperte, è un programma che tiene veramente le porte aperte e siamo pronti ad ospitare qualsiasi forma di denuncia o di, non lo so, Valentina. Se volete dichiarare a Valentina, dichiarare ma Valentina, fatelo qui in diretta a porte aperte, vi aspettiamo, viva l'amore, sempre e comunque, siate gentili, più che potete. Viva l'amore! Perché ciao! L'amore che salva il mondo, grazie, a venerdì, ciao! Grazie, ciao!
Ha ha ha!